È stato presentato questa mattina a Torre del Grifo il Gol del Cuore, trofeo internazionale Antonietta Labisi, che si svolgerà il prossimo 6 maggio all'interno del campo di Massa Annunziata. Saranno protagonisti la nazionale attori e cantanti contro le stelle siciliane. Presentatori dell'evento Giuseppe Castiglia, Don Cash e Floriana Lauritano. Madrina dell'evento invece Marianna Cappellani. A fare da cornice alla manifestazione una sfilata di abiti a cura dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, uno spettacolo di balli caraibici e la realizzazione di uno spot tra il primo e il secondo tempo, girato con gli attori e i cantanti e il pubblico sugli spalti. Oggi siamo in conferenza stampa, ci sarà la presentazione appunto della partita Gol del Cuore il 6 maggio a Torre del Grifo. Cosa dire? Per me è importante che veniate tutti a questo evento per la raccolta fondi per la prevenzione e sicurezza stradale, e sicuramente è importante anche per la MARIS, che si occupa appunto della reumatologia infantile. Vi aspettiamo tutti a Torre del Grifo il 6 maggio di mattina, ci saranno tanti artisti, la nazionale attori e cantanti versus stelle siciliane. MARIS Hall succede il Gol del Cuore per un incontro fortunatissimo tra persone sensibili. Ho incontrato Giovanni Calì, che veramente ci ha invitato a far parte di questo grandioso progetto, di questa bellissima manifestazione. MARIS Ollus significa Malattie Reumatiche Infantili Sicilia, è un'associazione relativamente giovane, è nata 5 anni fa ma ha già fatto grandi cose, e questo evento veramente si aggiunge, dico con orgoglio, alle iniziative della MARIS. MARIS significa Malattie Reumatiche Infantili Sicilia e supporta il centro di riferimento regionale per delle malattie reumatiche del bambino, di cui sono responsabile e che è sito al Policlinico di Catania. In qualità di capitano, testimonial di questa manifestazione che mi sta molto a cuore, appunto Gol del Cuore, dedicata a tutte le vittime della strada, che ahimè ogni anno sono migliaia, e quindi è una cosa che faccio col cuore, dedicata a tutte le persone che oggi ancora si ostinano a non rispettare le regole, non mettere il casco sulla moto, non mettere la cintura in macchina e soprattutto a usare stupefacenti o bere alcol il sabato sera, non pensando al fatto che stanno proprio seduti su un'arma, no? Un'arma contro il passante, contro il cittadino, contro chi invece sta guidando, diciamo, regolarmente. Sono la madrina dell'evento, Giovanni Calì mi ha coinvolto, è stato un piacere accettare, è un evento importante, una tematica importante per la sicurezza stradale, e quindi insomma invito tutti a partecipare, mettete il casco, mettete la cintura di sicurezza, sembrano delle cose sciocche però insomma può salvare una vita, avere diciamo, seguire delle regole molto semplici. Quindi ringrazio nuovamente Giovanni per avermi coinvolto. Il Gol del Cuore prenderà il via alle 9, alle 11 invece è previsto il fischio d'inizio.